Siamo in un piccolo museo a Castelpetroso che si chiama il Museo della Civiltà Contadina. Michelino ci spiega un po', in breve, l'origine e il contenuto di questo museo. Questo museo raccoglie tutti gli attrezzi che usavano una volta i contadini. Qui vicino al muro vediamo delle foto che sono tutte del periodo prima della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo dei matrimoni principalmente. Qui vediamo un cannone, quindi proprio negli anni della guerra. Questa è una scolaresca. Vediamo la divisa di un militare prima della guerra. Qui vediamo gli abiti degli abitanti sempre prima della guerra e qui è appresso un'altra scolaresca. Qui vediamo le lanterne che si usavano una volta per illuminare sia all'interno delle case che all'esterno quando non c'era ancora la corrente elettrica. Qui vediamo un cappotto, un mantello a ruota che si è usato fino alla Grande Guerra ed era normalmente di tessuto fatto manualmente. Qui vediamo delle valigie che hanno usato alcuni emigranti in America che hanno poi rispedito a noi per metterle nel museo. Adesso vediamo degli attrezzi agricoli, cioè gli attrezzi che si usavano per lavorare la campagna. Questo attrezzo che vediamo serviva, questo andava sulla schiena del cavallo e serviva per trainare il carretto, che era il mezzo di trasporto. Qui vediamo invece altri attrezzi che servivano per arare quell'attrezzo lì, si chiama iuvo, dove venivano agganciati i due buoi che trainavano l'aratro per arare il terreno. Qui invece vediamo piccoli oggetti. Questo oggetto serviva per tenere fermi i buoi, questo andava nel naso dei buoi e quindi tirandolo il proprietario lo faceva obbedire. E nell'altra sala? Nell'altra sala invece ci sono i costumi, qui vediamo invece attrezzi della cucina, quindi uno scolapasta in alluminio. Un pezzo in legno che serviva per lavare i panni a mano, ancora attrezzi per la cucina, lì è riprodotto un camino dove c'è anche lì il vecchio focolare che serviva per scaldare l'acqua, quindi per cucinare i cibi. Qui vediamo un vecchio tavolo con i E chi è fiaschi. questo giovanotto? Questo giovanotto ha un abito che risale al primi anni del 1900. Immaginiamo che sia un abito da sposa, da sposo, no. E di seguito, ovviamente, c'è la sposa. Qui vediamo il corredo della sposa, i mutandoni che usavano una volta le donne e i centrini fatti a mano che servivano per decorare la casa. Qui vediamo una sposa con un abito, anche questo risale ai primi del 1900, e di seguito il letto, anch'esso con lenzuola e coperte di puro cotone, sempre risalenti ai primi anni del 1900. Lì vediamo quando non c'era ancora l'acqua corrente, bisognava prendere l'acqua dal pozzo. Questo era il sistema per lavarsi la faccia. Qui vediamo dei libri piuttosto antichi, un quaderno. Qui vediamo una valigia sempre usata da emigranti per andare. E queste sale si trovano nel castello? Questa sala si trova nel castello. Quindi il museo, qualcuno che vuol visitare il museo Il contadino museo. può informarsi e visitarlo al castello. Sì. Io ti ringrazio, Michelino, e procediamo. Grazie. Ci troviamo in un simpatico museo molisano sul presepe, sempre a Castelpetroso. La custode del presepe, Cristina, ci darà
qualche informazione. Dunque, Cristina, parlici un po' di questo presepe. Allora, questo presepe nasce molti anni fa, agli inizi degli anni Ottanta, e l'intera sua realizzazione viene portata avanti per diversi anni, fino agli anni 90. È stato realizzato interamente a mano e grazie alla fattiva collaborazione di tutti i giovani di Castelpetroso, aiutati dall'allora parroco Don Nicola Canzola. Il presepe, nel presepe sono rappresentati i principali monumenti molisani, i vari castelli che si dislocano sul territorio molisano, e poi anche alcune strutture tipiche di Castelpetroso, quale ad esempio la taverna Martella, punto importante di sosta di illustri personaggi, quale ad esempio il ponte a quaderni di Bologna, promotore della costruzione del santuario dell'Addolorata. E qui che cos'è questo monumento? Questa, gli archi? Che vediamo, una fontana, la Fonte della Terra, che si trova nella frazione Casale, una delle frazioni di Castelpetroso, una delle fontane sicuramente più belle. E qui in basso invece vengono rappresentati tutti i mestieri caratteristici dei paesi, dei paesi del Molise. Qui ad esempio c'è Boiano con la produzione delle mozzarelle. Dov'è? Ah, ok. Qui che cos'è? Tutti i personaggi che vediamo rappresentati indossano costumi tipici molisani, rappresentanti diversi paesi del Molise. E i costumi della Natività sono precisamente i costumi di Castelpetroso. Molto carino, mille grazie Cristina.